Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Attualità eh, politica in studio oggi con Renato Locchi, capogruppo del Partito Democratico, Massimo Mantovani per il gruppo eh, misto, ma comunque Massimo Mantovani sempre eh, di centrodestra e se, se Renato Locchi me lo consente io parto con Massimo Mantovani perché l'attualità politica dà una notizia insomma, di ieri la, lo sdoganamento forse il termine è brutto di Silvio Berlusconi per la candidatura di Claudio Ricci alle elezioni regionali c'è stata una fase in cui il centrodestra o meglio tutte le anime del centrodestra, da Forza Italia, al nuovo centrodestra, tutte le, le liste civiche che sosterranno questo Sindaco di Assisi come candidato presidente della regione hanno dovuto un po' eh, quagliare eh, un risultato da, da portare a casa e soprattutto da presentare agli elettori. Adesso mi pare che sia ufficiale, lo possiamo dire Mantovani che Claudio Ricci sarà candidato per il centrodestra. Sì, buongiorno. Si sta concludendo una fase di consultazioni che individua in Claudio Ricci il candidato alla presidenza della giunta regionale a capo di una coalizione vasta che spazia dai partiti a tante tante liste civiche. Direi che rispetto ai tempi che i livelli nazionali impiegavano nel passato nell'individuazione dei candidati presidenti per quanto riguarda diciamo perlomeno la nostra parte, il centrodestra, siamo addirittura in anticipo rispetto ai tempi del passato. Non credo che si possa parlare di sdoganamento. Io credo che l'individuazione di Claudio Ricci è nelle cose perché rappresenta sotto molti aspetti un esempio di buon governo. Per altri anche una capacità, una capacità eh, tutta sua di poter interno, internazionalizzare la nostra regione come ha saputo fare nei decenni passati. E quindi direi una garanzia di affidabilità e di qualità per quanto riguarda il futuro della nostra regione renato locchi il partito democratico partito di maggioranza e quindi il centrosinistra invece già da tempo ha deciso di proseguire la reggenza diciamo di catiuscia marini della regione umbria quindi voi siete stati addirittura in anticipo e eh, convinti di eh, proseguire un cammino che si è iniziato in questa prima legislatura di Catiuscia Marini, presidente della Regione Umbria. Beh sì, del resto credo che il giudizio sulla presidente Marini è stato un giudizio che il Partito Democratico ha ormai espresso da nel dicembre scorso alla unanimità, un giudizio positivo di questi cinque anni in un quadro di grandissime difficoltà, una energia che rimane ovviamente intatta e quindi anche ad ora ha la capacità che sicuramente avrà di avanzare proposte che dovranno essere anche per alcuni aspetti innovative rispetto a quelle che pur abbiamo praticato in questi cinque anni. Direi che da questo punto di vista il Partito Democratico che in genere non, non vive sempre momenti di... Assoluta idea, unità di intenti in questa occasione si è ritrovato unanime sul ruolo e sulla ricandidatura di Catiuscia Marini. Se doveste rivolgervi già adesso agli elettori, facciamo una finestrella sulla campagna elettorale. In questi cinque anni che cosa di buono ha prodotto la Giunta regionale che ha governato la Regione? Beh, in questi cinque anni la Giunta regionale ha prodotto uno sforzo importante nella ulteriore razionalizzazione eh, di quello che dipende un po' dal governo regionale. Da questo punto di vista sono da citare il superamento delle comunità montane, che era un obiettivo che ci si poneva da tempo. Il riordino della sanità non solo per gli aspetti istituzionali, il numero delle asle, delle aziende ospedaliere, ma soprattutto lo sforzo che proprio in questi mesi si sta conducendo per quanto riguarda i servizi e il tema dei temi che è stato affrontato, la riduzione e l'abbattimento dei tempi delle liste di attesa che è un punto che interroga molto e preoccupa molto tanti nostri concittadini anche qui un lavoro è stato portato avanti in un quadro di assoluta parità dei conti che ci trova tra le due regioni italiane che hanno i conti totalmente in ordine senza avere attinto dagli umbri, tutte le altre regioni negli anni passati hanno applicato le addizionali c'è stata la legge sulla semplificazione apprezzata dallo stesso, dalla, dal, dal consiglio regionale, ora Fatte le leggi occorre passare alla pratica e alla fase attuativa, però si è iniziato. L'unificazione del complesso di norme e quindi testi unici, da questo punto di vista credo che ci sia stato uno sforzo importante. E poi direi che l'aspetto più importante è stata la, la, la proposta ed è la proposta del, per la programmazione europea 2014-2020. Dove la nostra regione, malgrado un quadro di difficoltà anche a livello europeo, è riuscita a ottenere più risorse di quelle ottenute nel periodo precedente, 2007-2013. Credo che questi sono alcuni punti, solo alcuni, che ci dicono di un buon lavoro. Poi le campagne elettorali debbono servire anche a delineare gli impegni per i prossimi cinque anni e su questo. Il Partito Democratico si sta interrogando con l'iniziativa che proprio ad Assisi mette in campo il 7 marzo, dove vi sarà una grande giornata di consultazione delle diverse articolazioni dell'Umbria. E che giornalisticamente alcuni vedo che hanno chiamato e chiamano La Leopoldina, in realtà si svolge a Liric, quindi, però ormai viene mutuato dal, dal Fiorentino Leopoldina. Sapremo di più allora il giorno della Leopoldina. Intanto, però eh, Renato Locchia eh, ha citato dei punti fermi eh, e qualificanti della legislatura. Ma diamo voce anche all'opposizione Mantovani. Che cosa invece non va? Ma noi abbiamo avuto in questa legislatura un atteggiamento e un impegno molto responsabile proprio per far fronte a quelle che erano le necessità e riparare ai ritardi collezionati in molti decenni da parte della Regione e soprattutto nei confronti della crisi. Credo che abbiamo dato, io faccio parte della seconda Commissione, che ha redatto i cinque testi unici di cui parlava il collega Locchi, credo che abbiamo dato un contributo importante nell'interesse della nostra comunità. Che cosa c'è che non va? Quello che abbiamo fatto, quello che la Regione ha fatto, ovviamente con un distinguo tra il ruolo di maggioranza e di minoranza, crediamo che non sia assolutamente sufficiente per affrontare in maniera, non dico risolutiva, ma comunque un pochino più attrezzata alle difficoltà dei tempi che stiamo vivendo. Il, il futuro. Io credo che la presidente Marini, che ha cercato con impegno di portare avanti insieme alla giunta, insieme alla maggioranza molte cose, abbia dovuto innanzitutto combattere con la propria minoranza interna perché di fatto la maggioranza del 2010 si è sgretolata man mano e credo che quanto abbiamo visto per esempio nella recente discussione sulla legge elettorale abbia dimostrato che quella maggioranza di fatto ormai non c'è più. Io credo che la classe dirigente che ha governato l'Umbria in questi decenni abbia fatto nel bene e nel male comunque la sua, la sua storia e sono convinto che occorre un programma è una decisione ben diversa rispetto a quello che comunque abbiamo visto anche in questa legislatura. Le liste di attesa non è un problema risolto, tanto per fare un esempio. Le riforme che sono state citate nella loro applicazione hanno dovuto comunque... Eh, hanno trovato dei, degli ostacoli nella piena attuazione che sono ostacoli eh, derivanti da quello che possiamo definire il sistema umbro che ci siamo trascinati dal passato. Anche perché, come analisi, al di là della citazione eh, di Leopoldo di Lorena, la, quindi la manifestazione, eccetera, l'Umbria non è. Mh, dal punto di vista della rappresentanza del partito democratico, nella essenza del partito democratico, una regione, tra virgolette, renziana, è e rimane una regione caratterizzata da connotazioni, per, fare, per abbreviare, nettamente d'alemane. Io non sto facendo una graduatoria di merito, evidentemente. Però mh, quel carattere innovativo, vedremo poi mh, gli effetti che produrrà, che a Renzi in Umbria non si, intravedono, non si intravedono. La classe dirigente comunque è una classe dirigente che si connota appunto nel segno della tradizione del PC PDS DS Umbro. Credo che per affrontare eh, i problemi veri che non sono solo dell'Umbria, Ovviamente occorre, occorre uh, un'angolazione molto molto diversa e anche una capacità di decisione che questa classe dirigente non può attuare perché, perché per fare determinate riforme, quelle vere, per prendere certi indirizzi, cozza con quel sistema che ha creato in tanti decenni. E allora nel rivolgermi nuovamente al capogruppo del Partito Democratico Renato Locchi. Vorrei chiudere anche la pagina politica con un ultimo argomento, quello della legge elettorale regionale. Si va al voto, ci sono state delle modifiche. Eh, alcuni consiglieri hanno detto in trasmissione che questi sono argomenti che non interessano più di tanto alla gente, però, insomma, invece è stato anche un parto complicato perché per la prima volta, se non sbaglio, nella legislatura c'è stato un consiglio regionale che è durato due giorni per arrivare all'approvazione della legge regionale con ampie. Eh, discussioni. Renato Locchi è tra coloro che in aula hanno sostenuto la validità delle novità che sono state introdotte. Erano stati posti sul tavolo diversi temi: un turno unico oppure cambiare, fare il doppio turno come per l'elezione dei sindaci, eh, il collegio unico oppure più punti disseminati sulla regione con i problemi di rappresentanza. Tutti si sono espressi. Ci sono state anche forti critiche anche provenienti dall'esterno di Palazzo Cesaroni, da parte delle forze politiche che non sono rappresentate, che dicono che questa legge non dà molto spazio a chi vuole entrare da fuori, diciamo a chi è fuori da una logica bipolarista. Invece, Renato Locchi in aula ha detto che questa è una legge eh, buona, fatta bene. Il Partito Democratico, che l'ha portata avanti ovviamente in primissima persona perché doveva guidare questo processo di riforma, ha trovato alla fine la via giusta anche se c'è stato qualche mugugno l'occhio. Sì va bene, certamente la legge, l'abbiamo detto, la legge elettorale testimonia che in Umbria c'è una grande forza politica, direi che è rimasta l'unica, perché devo dire io dovrei sorridere un po' alle affermazioni del consigliere Mantovani circa le divisioni altrui. Noi siamo l'unico partito che nel 2010 è ha costituito un gruppo di 13 componenti che ha avuto anche la bontà di nominarmi capogruppo e dopo cinque anni rimane l'unico gruppo che conserva i 13 componenti e devo dire non ha trovato neanche l'esigenza di cambiare il capogruppo. Gli altri consiglieri regionali si sono frammentati in attualmente ho anche difficoltà a contarli, in 12 gruppi Ora gli umbrini dovrebbero assegnare un ruolo salvifico a coloro che in questi anni si sono così potentemente, prepotentemente frammentati. La legge elettorale testimonia in realtà, come le dicevo, che il partito democratico è un partito serio e che ha avanzato una proposta seria insieme ad una parte dei suoi alleati. Certamente è vero. Gli alleati che il PD aveva nel 2010 in parte non ci sono più perché l'Italia dei valori non esiste più a Roma, non esiste più neanche credo in Umbria. Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda la stessa rifondazione comunista. Ciò non toglie che vi sarà un quadro di alleanze che attorno al Partito Democratico avanzeranno un programma e hanno appunto ricandidato la Presidente Marini. Direi che è un fatto, probabilmente l'unico fatto certo, evidente agli occhi degli Umbri. Tutto il resto è politicismo che con un ancoraggio, con la testa rivolta, adesso vengo a sapere del superamento delle vicissitudini attorno e il concordare sulla candidatura del sindaco di Assisi. Noi siamo ben oltre. La legge elettorale questo testimonia: è una legge che recupera alcuni punti che non solo il PD, ma anche altri. Ad esempio, il primo punto tra questi è l'abolizione del listino, che era nella, ma incontrava, credo che incontri la, 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 la condivisione degli umbri, la preferenza di genere che c'è già nelle elezioni per i comuni ed è previsto, credo, anche nell'italicum. Il collegio unico regionale è un fatto importante, non è un punto di principio ma su cui ha convenuto la maggioranza del Consiglio regionale. Del resto se l'Umbria si deve occupare e preoccupare delle aggregazioni sovraregionali diventa un po', se si vuole anche di non particolare ed esaltante novità, interessarsi del singolo punto territoriale così come la riconferma del turno unico che c'è in tutte le regioni italiane, tranne in una la Toscana. Nelle sette regioni che andranno al voto uh, il, uh, ora a maggio, tutti hanno discusso del turno unico, uh, tranne la Toscana, e gli attuali presidenti di regioni sono stati eletti tutti con il turno unico. Quindi è una legge elettorale buona che non prevede neanche soglie di accesso, per cui per entrare in Consiglio regionale bastano i voti che necessariamente sono utili, indispensabili per conquistare un seggio, da questo punto di vista credo che è una buona legge elettorale, perfettibile, ma è una buona legge elettorale. Mantovani invece è stato uno accanto alla linea guida dettata dal PD per la discussione in Commissione, discussione che poi si è interrotta perché tutte le forze di centro rest hanno lasciato i lavori. Massimo Mantovani è stato proprio eh, il consigliere che per la opposizione ha fatto una sua proposta di legge elettorale, regolarmente messa ai voti, democraticamente bocciata Mantovani, però era una legge elettorale che proponeva invece un altro, altre modalità. Beh, innanzitutto faccio notare, grazie per la citazione, che in commissione la legge è stata, la mia proposta è stata posta ai voti. E la votazione con il voto ponderato è finita a 16 a 15. Quindi voglio dire, moltissimi consiglieri della maggioranza, che per dovere ovviamente di schieramento hanno dovuto soggiacere a questa legge elettorale che poi è venuta fuori, hanno chiaramente detto che la mia proposta era nettamente migliore. Non solo perché non rientrava nelle more della sentenza della Corte Costituzionale che quando ha definito incostituzionale la legge nazionale per le elezioni politiche, perché poi la legge regionale nostra che assegna un premio di maggioranza senza individuare una soglia sotto la quale non è possibile eh, appunto dare questo, questo premio di maggioranza la nostra legge elettorale è incostituzionale. Questo lo dice la Consulta e lo ha detto durante l'arco di questa legislatura. Il dire che c'è solo una regione significa, io l'ho detto anche in Consiglio regionale, che sul piano del codice penale, beh siccome Rubare è un reato, ma siccome altri lo fanno, lo facciamo anche noi perché di questo si tratta. Perché, o la Corte Costituzionale ha preso un abbaglio, oppure, se quel giudizio è un giudizio eh, veritiero, è un giudizio eh, noi siamo al di fuori di questa sentenza. Ma questo non è il problema. Io tanto penso che se gli Umbri avranno voglia di cambiare, come io credo e spero, anche con questa legge naturalmente eh, eh, ci sono tutti gli strumenti. Eh, per quanto riguarda la questione delle future maggioranze e, de e del futuro assetto dell'Umbria, è evidente che il problema fondamentale che avrà comunque il Consiglio regionale e che sarà formato da 20 consiglieri. È vero, l'Umbria è piccola, ma le funzioni assegnate alle regioni quelle sono. E quindi io credo che ci sarà eh, molta difficoltà nel funzionamento poi del Consiglio regionale. E questo brusco ridimensionamento sulla base di una legge nazionale che noi abbiamo dovuto fare prelude a, forse alla fine della regione Umbria come istituzione. Si parla di macro regioni, ma in vista di queste macro regioni questa legge elettorale, che non consentirà a tanti territori di essere rappresentati, io credo che possa innescare subito dopo le elezioni una specie di fase centrifuga dove molte aree del nostro territorio, quello che oggi è rappresentato dall'Umbria, cominceranno a manifestare le intenzioni più diverse. Parlo di Gubbio, parlo di Orvieto, parlo della provincia di Terni. Perché questa legge elettorale non consente, non, ha, non dà garanzie per una rappresentanza che comunque è fondamentale per la tenuta di questi territori. Che cosa voglio dire? Se noi avremo una macro-regione in cui l'Umbria dovesse essere smembrata, io credo che diventeremo un territorio limitrofo ad altre regioni che in, questo, che, che in questa fase, nella futura fase, possono allargarsi. E quindi credo che per i nostri territori sia un autentico danno. Poi sull'affidabilità, e concludo, eh, del partito democratico, eh, io credo che i nodi stiano venendo al pettine. Le elezioni al comune di Perugia sono sintomatiche, perché il sindaco Romizzi non è che ha vinto con uno striminzito 50,1% ha vinto quasi con il 60%. Io credo che quell'onda lo avremo anche alle elezioni regionali. E quindi da qui anche l'impegno intorno al sindaco Ricci a proporre un programma non solo alternativo, non solo lungimirante ma anche che possa consentire quello che non è stato in questa legislatura perché tante cose non si sono potute fare, perché dentro la maggioranza non c'era condivisione, quindi un slancio verso il futuro che possa consentire attraverso la coesione su un programma vero, al di là di chi parteciperà, ecco, attraverso questo dare una, un, un cenno ma più di un cenno di fiducia verso i prossimi impegni che sicuramente saranno, continueranno ad essere molto molto impegnativi. Ecco, nel passare la palla a Renato Locchi, anche Sindaco di Perugia per due legislature, volevo entrare anche in uno dei temi di attualità che hanno scosso un po'. Mondo della politica. Le dichiarazioni dell'assessore Francesco Calabrese davanti all'escalation di criminalità molto sfrontata, con una spaccata al giorno per quasi una settimana solamente nel centro storico di Perugia, i danni delle vetrine dei negozi, eh, le sue riflessioni hanno scatenato un terremoto politico. C'è chi ne chiede le dimissioni, sono arrivate quindi grandi critiche per le espressioni usate e, e c'è stata anche, cito solo l'ultima perché dell'attuale sindaco di Perugia, Romizzi, di ieri sera. Eh, il sindaco di Perugia attuale ha detto che la lotta al crimine è stata sempre portata avanti dalle istituzioni. Renato Locchi c'era in quell'istituzione per dieci anni e allora vorrei un commento su, su queste affermazioni ma diciamo anche sulla situazione che riguarda la criminalità non solo nel capoluogo proprio estendiamo un po' il discorso in senso generale a tutto quello che abbiamo intorno sì senz'altro beh adesso devo dire però prima devo fare una rettifica d'accordo beh, beh dunque il sindaco più votato per dire il paradosso dei doppi turni il sindaco più votato alle amministrative di Perugia del è il sindaco Boccari che prende 4.130 voti in più di Romissi il 25 maggio. Il sindaco, ovviamente attuale di, di Perugia, è Romissi perché al ballottaggio ha preso più voti. Ora, i ballottaggi, l'esperienza concreta dimostra che si reca a votare una minoranza e a Perugia tra l'altro sono andati a Terni per evitare che possa essere accusato di avercela con Perugia. Il mio amico di Girolamo è sindaco con 22.000 e qualche cosa elettori ternani su 84.000 diritto. Se non si capisse questo, che il bipolarismo anche da questo punto di vista sta diventando uno strumento per cui a cariche di questa importanza, concorrendo un numero sempre più esiguo di cittadini, tra poco basterà riunirsi in un grande palazzetto dello sport e sostituisce l'elemento delle elezioni. Su Perugia credo che invece le dichiarazioni sono quelle e un giudizio e quello che ha espresso non solo il sindaco Romizzi ieri sera, che lei cita, ma tanti altri, per cui c'è stato sempre un concordare con le altre istituzioni. Un'attività di contrasto alla criminalità che c'è certamente, c'è anche in Umbria, c'è anche a Perugia, certamente meno che altrove perché se io leggo i dati dell'Emilia Romagna, della Lombardia, si dimostra come ormai i poteri criminali, mafia, camorra, andrangheta, e ovviamente si sono proiettati su uno scenario nazionale. Ma un contrasto c'è sempre stato e questo è dimostrato dalle indagini. Perché tutto ciò che si è mosso in questa regione, a partire dai fatti di Perugia, i fatti di Ponte San Giovanni, ci dicono che tutte, dopo anni di telefoni controllati, quella attività criminale cercata di impiantare o impiantata non ha mai coinvolto non un amministratore della cosa pubblica in questa regione, in questa città, ma neanche un pubblico dipendente. E questo è un fatto, credo, che testimonia di una... Uh, capacità della realtà umbra istituzionale, ma devo dire anche del privato, perché non vi sono se non limitatissime imprese, professionisti. Per cui il quadro ci dimostra di una realtà di questa regione che è reattiva, che si comporta bene, ovviamente con alcune eccezioni. Ciò non toglie che c'è stato e c'è sicuramente permarrà. Un tentativo in questa direzione dei mafia, camore, endrangheta. Il punto è che questi temi non debbono essere branditi in termini elettorali, perché poi chi di questi temi ferisce, alla fine di questi temi potrebbe perire. Dobbiamo affrontarli in modo serio. Da questo punto di vista, le dichiarazioni che anch'io ho letto, attribuite, no, attribuite del sindaco Romizzi. E direi che riconducono il tema al livello in cui deve essere ricondotto sono le altre affermazioni tipo quelle dell'assessore Calabrese che francamente eh, non sono commentabili Mantovani per la replica c'è soltanto un minuto mi dispiace ma i tempi sono questi il collega Locchi teniamo ad occhio ovviamente il cronometro e ha impiegato il tempo che occorreva ehm, l'Umbria è da sempre stata considerata una base di riciclaggio fredda. L'operazione che è stata ricordata sta a significare che anche nella nostra regione ci sono quelle infiltrazioni che poi sono anche leggibili sotto molti aspetti, acquisti in particolare di determinati esercizi e via discorrendo. L'atteggiamento della sinistra, per esempio, come quello sulla droga, è stato sempre quello di negare comunque il fatto, negarlo nella sua gravità. Ora, sul contrasto, io credo che tutte le istituzioni comunque abbiano concordato eh, nel, eh, nell'azione da svolgere insieme alle forze preposte e speriamo che si continui, ovviamente, in maniera sempre più efficace. È evidente che per quanto riguarda il cenno fatto sulle leggi elettorali, e qui viene proprio fuori l'anima storica d'Alemiana, da centralismo democratico del PD Umbro, lo dico simpaticamente ovviamente anche nei confronti del collega Locchi, la sinistra Umbra non ha mai digerito la cosiddetta personalizzazione della politica. e quindi se al ballottaggio, che è un'elezione di tipo presidenziale, va chi vuole andare, questo è un diritto dei cittadini. Ecco perché la sinistra Umbria, umbra non capisce Renzi, che della personalizzazione della politica ne sta facendo un mestiere molto eh, diciamo, ampio e diffuso. Eh, in questa battuta, io credo che. <clears throat> Ci sia anche il senso del ritardo della sinistra e del PDU. E la devo stoppare su questa battuta perché il tempo è scaduto. Le ho dato un minuto extra. Che naturalmente riusciremo ad infilare. Grazie a tutti per averci seguito, arrivederci alla prossima settimana.